C'è una coscienza, direi, molto confusa. I problemi ambientali ormai sono noti, un po' tutti ne leggiamo, ne sentiamo parlare e in qualche caso li viviamo anche limitatamente a certi momenti della nostra esperienza. Non riusciamo a metterli tutti insieme, cioè avere una visione sistemica, e meno che mai riusciamo a metterli in una scala di priorità assoluta. Crediamo che siano un problema marginale della nostra società, attribuiamo più importanza ai problemi dell'uomo e della sua società che ai problemi di rapporto della società umana con il resto dell'ambiente. Questo è un grave problema perché i processi ambientali si deteriorano lentamente e all'inizio noi non ne abbiamo quasi sintomi, non ne cogliamo i sintomi, ma poi quando i problemi diventeranno gravi e si svilupperanno in tutta la loro drammaticità saranno così grandi che ci potranno sopraffare. E allora sarà troppo tardi. Ecco perché io credo che la psicologia a questo punto sia fondamentale. Diventa una scienza critica per capire per quale motivo, come esseri umani, noi non siamo in grado di recepire un avvertimento su un problema del futuro e comportarci di conseguenza. Esiste una grave forma di rimozione di questo problema e credo che la psicologia, sia individuale sia sociale, oggi debba indagare di più questo problema di rapporti e forse darci anche delle risposte che la scienza che identifica i problemi ambientali non è in grado di dare.